Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. È mercoledì e ci troviamo a parlare sempre di borse che ho usato, che ho amato, odiato, che ti ripropongo. Insomma, parliamo di Why Not, prima donna. Sigla! Come sempre ti ricordo che i miei video non sono sponsorizzati e non guadagno niente dal parlare di queste borse, se non invogliarti a comprare sempre borse originali, che è fondamentale, e a raccontarti tutto quello che c'è dietro alla storia del brand. Poi ovviamente c'è tanto di personale, perché c'è il gusto, la mia incapacità di abbinare i colori, di sopportare le puzze. Insomma, se non mi segui poi lo scoprirai in tanti video, e soprattutto se non sei iscritta al canale iscriviti immediatamente, altrimenti rischi di perdere dei contenuti importantissimi per la tua vita fashion, diciamo così. In questo video voglio raccontarti della mia esperienza con due borse, una è quella di Why Not e l'altra è Prima Donna, due borse che mi avete suggerito voi e che, insomma, tolte le dimensioni, vediamo, insomma, parliamo. Da chi cominciamo? Dalla mia puzzolosa. Ho parlato in altri video, l'ho fatta vedere, rivedere, insomma, perché c'è un altro video in cui parlo delle borse che puzzano, che non ricomprerei. Avevo già detto che questa borsa non la ricomprerei perché puzzava troppo. Ho fatto passare la puzza, ho detto però non devo andare di concetto, c'è tanta gente che ci si trova bene, è una bella catena di negozi, insomma, tutta una serie di cose dietro, e devo dire che su tante cose mi sono un pochino ricreduta. La borsa adesso non puzza più, siamo tutti più sereni, non profuma ma non puzza, quindi insomma così. Però devo dire che è una borsa estremamente capiente, sicuramente non la ricomprerei di sto colore, perché col tempo sta anche schiarendo un pochino, va nell'arancione e non mi fa impazzire. Però una borsa capiente, furba, perché come già avevo detto, questa tasca posteriore ottima, i materiali tutto sommato, se guardi, pure utilizzando la tintura e tutto il resto, mantengono, e quindi mi sento di promuoverla solo dal punto di vista di dire che comunque è un prodotto che, nonostante il costo, nonostante insomma la puzza iniziale, anche se molte di voi mi avete spiegato che quelle là che si trovano in negozio non puzzano, e quindi bene così, mi sento di ripromuovere questa borsa. E ti ripeto, probabilmente non la comprerò, sicuramente se mai dovessi ricomprarne una, cosa che non farò, la ricomprerei di un altro colore. Passiamo all'altro brand, che è Prima Donna, usata poco ma fa la sua porca figura ed è anche molto molto utile, è facilmente abbinabile. Quello che non mi fa impazzire è, insomma, forse non risceglierei questo tipo, insomma, plastificato proprio di vernice, la rende un pochino pesante, proprio senza infamia e senza lode. Cioè, ecco, se devi andare in ufficio, stai vestita di un colore chiaro scuro, è una borsa che ho usato anche d'estate, quindi voglio dire, per quello che costa e non abbiamo tante pretese. Per di più, tintura mantiene, dettagli sì, tranne insomma un pochino qui che cedono un pochino dei dettagli utilizzandole, eccetera eccetera. Tutto sommato è una borsa che mi sento di ripromuovere per la fascia di prezzo, per l'utilizzo ovviamente, cioè, sicuramente non è una borsa da come dire, da lavoro, quindi di rappresentanza, però fa la sua figura, e per la fascia di prezzo in cui si presenta è un buon prodotto. Per cui non lo so, se tu hai usato prodotti Prima Donna, prodotti Why Not, hai un po' di esperienza e merito, dimmi pure quali modelli utilizzi, se ci sono degli altri brand che potrebbero interessarti e che non ho ancora licenziato, e che quindi suggeriscimeli qua sotto su Instagram, insomma ci troviamo un po' dappertutto. L'importante è che mi sostieni, che compri sempre borse originali e che compri borse non puzzolose, e che ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.